Buonasera amici di Spazio 5, eccoci qua in compagnia con Federico Vacchina, giocatore del Torino Calcio a 5. Vacchina, allora questa espulsione, come la commentiamo? Cosa diremo a mister Visconti? Un gesto sbagliato da parte mia, un gesto dettato dal nervosismo che portava alla partita, però c'era molta voglia di vincere, alla fine la vittoria è arrivata, l'importante è quello. Sì, per fortuna la vittoria alla fine è arrivata, credo in parte anche meritata nella parte finale, con tante discussioni sicuramente, perché ci sono stati tanti momenti che il Rosta poteva dire la sua, oppure no? Sì, sono d'accordo, secondo me il risultato più giusto era pareggio, ma secondo me il risultato è stato dettato soprattutto dalla parentesi arbitrale, che è molto 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 negativa, non solo per il mio caso ma anche per, diciamo, la direzione in generale. Certo. È stata molto rischiosa la tua espulsione, hai messo in difficoltà i tuoi compagni? Sono contento di avere dei compagni che veramente valgono, sono convinto di questo e è per questo che gioco per questi colori. Il Cesena Calcio 5, cosa vedi nel Cesena Calcio 5? Un futuro possibile in A2, una società che vuole puntare a salire, mantenere la categoria? Noi stiamo lottando per arrivare dietro l'Aosta, per arrivare in zona playoff e per fare il meglio possibile, quello è l'obiettivo. Va bene, io ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie. Per questo Torino Cesena Calcio 5, sì. Il suo futuro? Dove vuole arrivare quest'anno? Ci vuole provare a ritornare in A2? Ma guarda, noi il nostro obiettivo è quello di fare bene, fare crescere questi giovani, perché comunque abbiamo dei giovani interessanti. Sì. Siamo magari una rosa ristretta, siamo pochi, abbiamo due giovani importanti che sono Visconti e Vassallo, scherzando. Però questi due magari servono per esperienza, per far crescere questi giovani. Direi che comunque alla fine noi giochiamo partita dopo partita. E non è escluso che comunque, visto il girone di andata, diciamo che nei primi 5 posti possiamo stare. Certo. E quindi alla fine è giusto e doveroso credere in questi primi 5 posti. Poi insomma, la palla, come si dice, è rotonda, quindi si vedrà quello che accadrà. Io ti ringrazio Beppe.